Buongiorno a tutti, oggi è il 16 febbraio del 2013. Vi ricordate quello che Gesù disse nel Vangelo di Matteo al capitolo 18, quando incoraggia e ammonisce tutti quanti a perdonare di cuore il proprio fratello, a perdonare di cuore le persone che ci fanno del male? E non è facile dire quello che cercherò di dire, ma ci riuscirò per grazia. Il fatto che quando ognuno di noi viene deluso in tutto quello che fa o viene ferito, a tutti quanti noi è successo di lavorare, di affaticarsi, di compiere magari opere più o meno importanti e dall'altro lato non avere quella gratitudine, quella ricompensa, quella, chiamiamola gratificazione, ma anzi, come si suole dire dalle nostre parti, ha ricevuto calci in bocca o nelle gengive. Questo capita e continuerà a capitare perché noi esseri umani siamo così. Noi veniamo delusi perché deludiamo. Noi veniamo feriti perché a nostra volta feriamo altri. Nessuno di noi è perfetto, nessuno di noi non ha errori, quindi ognuno di noi ha una colpa in tutto questo, ognuno di noi dà il suo contributo di ferita, di delusione, di rancore, di risentimento, eccetera, eccetera. Ma riflettevo sul fatto che quando noi facciamo le cose per Dio, veramente, per il Signore, senza nessun interesse, senza nessuna voglia di ritorno da quello che noi facciamo, il nostro cuore diventa letteralmente inattaccabile e la nostra anima indistruttibile, perché nel momento in cui noi facciamo una cosa, noi sappiamo per chi la stiamo facendo. E in realtà noi tutti dobbiamo imparare dal nostro Padre Celeste, quando dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. La Bibbia dice che mentre eravamo peccatori, mentre eravamo senza forza, Cristo a suo tempo è morto per noi, Cristo ha dato la sua vita e i nostri peccati sono stati perdonati. Cioè Dio non ha aspettato da parte nostra una risposta per fare quello che ha fatto. Quando Lui lo ha fatto esclusivamente, solamente per amore. E questa è l'attitudine che in realtà dovrebbe caratterizzare il nostro operato, dovrebbe caratterizzare tutto quello che noi facciamo: fare le cose per amore e non aspettandoci un ritorno, non aspettandoci una pacca sulla spalla, non aspettandoci una gratificazione personale, perché nel momento in cui noi facciamo qualcosa aspettandoci qualcos'altro, in un modo o in un altro noi verremo delusi, saremo feriti e non riusciremo ad avere mai la contropartita di quello che abbiamo fatto. Ma se quello che abbiamo fatto lo facciamo solo ed esclusivamente per amore, l'amore non si aspetta la contropartita, non si aspetta il contraccambio, non si aspetta che qualcuno possa ricambiare in qualche modo o in qualche maniera. Perché? Perché quello che viene fatto per amore è a senso unico. Allora, quando noi facciamo questo per amore, a senso unico, lo facciamo perché amiamo Dio, amiamo gli altri, amiamo tutto quello che stiamo facendo per il regno di Dio, amiamo la nostra famiglia, amiamo il nostro lavoro, allora non aspettandoci una contropartita, allora noi non riusciremo neanche, nessuno riuscirà a deluderci, nessuno riuscirà a ferirci, nessuno riuscirà a farci del male. La nostra anima e il nostro cuore saranno inattaccabili. Quindi quello che fai, fallo per amore, non aspettarti il contraccambio, fallo come lo farebbe tuo padre, come lo fa tuo Padre Celeste per te, non aspettandosi una tua risposta straordinaria o perfetta, ma semplicemente perché ti ama. In questo modo Dio riesce a rimanere ciò che è amore. Dio ti benedica e buona giornata.